Un fascino particolare, una partecipazione sorprendente ed un successo assoluto nella terza edizione del raduno di moto d'epoca Città di Maddaloni, organizzato dal locale Motoclub Calazzi e Moto, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e del centro commerciale naturale Antica Calazia, il raduno ha letteralmente invaso le strade del centro storico, vespe, lambrette ed altri tipi di moto provenienti da ogni parte della regione, messe in mostra per far divertire i presenti, adulti e soprattutto bambini. Tanto entusiasmo al momento della partenza del Giro d'Onore, con i partecipanti che hanno dimostrato ancora una volta la propria passione per le due ruote. Inaugurato anche un gemellaggio tra il neonato Vespa Club Maddalonese e quello di Agrigento presente alla manifestazione. Al termine della sfilata è arrivato il momento delle premiazioni che hanno incoronato la moto più antica appartenente a Vincenzo Diana e risalente al lontano 1946 insieme con la Vespa più longeva di Giuseppe Casella immatricolata nel 48 e alla Lambretta di Giuseppe Servidei del 55. Presente raduna anche Giovanni Piccolo da Pozzuoli del Vespa Club Napoli che per l'occasione ha sfilato con la maschera di Pulcinella per regalare qualche foto ricordo ai più piccoli. Soddisfatto dell'ottima riuscita dell'evento, il presidente del motoclub Vincenzo D'Angelo, che si augura di rinnovare al più presto questo appuntamento.